Ed eccoci ancora sulle fonti TV nel nostro Le Fonti Buongiorno Borsa con una bella tazza di caffè alle mie spalle, che è il simbolo della nostra trasmissione, ma che proprio in questo momento capita puntino. E capita puntino anche una frase che è sempre odiosa, odioso dire e sentirsi dire, cioè noi ve l'avevamo detto, però insomma io chiamo subito Carlo Vallotto, perché così almeno ci dividiamo le responsabilità di questa frase. Carlo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te Manuela. Sì, effettivamente l'avevamo detto, è un po' antipatico dirlo, però insomma non è per presunzione, ma naturalmente un po' conoscendo l'andamento, ecco, questo proprio per avvalora l'idea appunto del fatto di conoscere i mercati finanziari. Certamente non siamo veggenti né preveggenti, però insomma, ecco, naturalmente conoscendo un po' la situazione di mercato si possono fare delle stime di prezzo, di andamento e quindi diciamo comprendere quali possono essere le dinamiche come quelle che sono successe nel caffè, appunto. Appunto, il caffè. Allora, chiedo alla regia, mettiamo subito il titolo di riferimento del caffè, perché noi ne abbiamo parlato forse un paio di settimane fa. Io qua ho questa tazza, l'ho fatta vedere anche prima. Ma quindi pesa questa tazza se è piena di caffè, Carlo, vero? Perché io ho voluto scrivere il caffè è diventato oro a livello anche di pesantezza, ma proprio di valore. È vero che insomma dovrei far fatica a tenerla in mano questa tazza di caffè? Sì, diciamo che è meglio tenerla ben stretta, nel senso che certamente, ecco, i prezzi del caffè sono veramente cresciuti tantissimo nelle ultime settimane. Era già nell'aria, diciamo, dalla fine di marzo, i primi mesi di aprile, sia dal punto di vista, i primi giorni di aprile, sia dal punto di vista, diciamo, anche tecnico, perché per chi appunto, o meglio, bisogna analizzare sempre i mercati da entrambi i punti di vista, sia dal punto di vista tecnico che fondamentale. La rottura del livello dei 140 dollari ha, diciamo, soprattutto spinto i grandi fondi di investimento ad entrare in questo settore qui. Siamo ben sopra la media mobile 200 periodi, molto utilizzata sempre appunto dalle grandi banche d'affari, dai fondi di investimento diciamo, per selezionare gli acquisti in base appunto dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista fondamentale abbiamo, diciamo, alcune situazioni che hanno spinto veramente quasi oltre 50-60 dollari appunto per il caffè, per quanto riguarda appunto siamo intorno ai 205 dollari sul caffè, appunto gli ultimissimi, vediamo un attimino che ho un Sì. problema con il grafico, scusatemi. Eccoli, questi 204,60 in questo istante, naturalmente le quotazioni si riferiscono alla chiusura della giornata di ieri, diciamo, come orario, l'orario di contrattazione in Italia è nel pomeriggio dalle 14:30 alle 19, dalle 14 alle 19:30, per quanto riguarda i contratti sul caffè. Dicevamo appunto, che cos'è che ha spinto veramente al rialzo o meglio, che cosa ha spinto insomma il caffè a crescere così tanto? Soprattutto il timore da parte degli investitori di una mancanza, il prezzo è sempre determinato da domanda-offerta, rapporto domanda-offerta, quindi un'offerta inferiore ha creato questa tensione molto, molto grande nel mercato del caffè, soprattutto per quanto riguarda le condizioni meteo che si presuppone abbiano un po' rovinato diciamo, alcune culture in Brasile, soprattutto delle grandi ondate di freddo che hanno rovinato le culture. Però già prima, diciamo che l'ICO, l'International Coffee Organization, aveva tagliato le stime di produzione appunto nella stagione 2020-2021, quindi diciamo che è un po' già nell'aria. Ecco perché abbiamo iniziato questo slot dicendo che, conoscendo il mercato, naturalmente seguendolo da vicino, diciamo, c'è qualche tra virgolette vantaggio, insomma, nel senso che Sì. comunque tutti i mercati, naturalmente, in ogni caso. E questo
chiaramente ha spinto al rialzo le quotazioni del caffè. Ecco, perfetto. Quanti ne hai bevuti tu per oggi, al momento? Per il momento siamo a uno, poi vedremo Vabbè, effettivamente. allora Ma devi. durante la giornata Esatto, per diventeremo tutti dorati, vista l'associazione. No, lo leggevo, ovviamente ho preso spunto da tanti articoli che ovviamente in queste ultime ore sono stati pubblicati e si diceva proprio che, insomma, si diceva che le scorte diventeranno molto richieste, quindi chiunque ne detenga una parte si ritroverà letteralmente, leggo un'analisi di una società di consulenza, letteralmente seduto su una miniera d'oro. Quindi, ma quanto potrà durare questa situazione per il caffè, secondo te, Carlo? Allora, beh, diciamo, io, ecco, naturalmente, parlando sempre di esperienza, naturalmente, quando vedo queste grosse salite qui, mi aspetto, non voglio dire una discesa Un abbastanza esponenziale, ritracciamento, un diciamo. ritracciamento, esattamente. Ci sono anche molti gap aperti sul prezzo. Fino a quando potrà continuare? Naturalmente, diciamo che, la situazione, a mio avviso, vedendo diciamo, le proiezioni future dei prezzi dei futures, ovvero i prezzi dei contratti futures sul caffè, non danno diciamo, indicazioni di tensione per quanto riguarda le scadenze successive, ovvero siamo in una situazione di contango, ovvero di normalità, nel senso che le scadenze future hanno un prezzo normalmente insomma maggiore. Se ci fosse tensione nei prezzi, diciamo, ci sarebbe una situazione opposta. Ecco, questa è una lettura di Certo. mercato. Chiaramente, ecco, può durare finché ci saranno queste preoccupazioni del mercato, però ecco, ripeto, quando ci sono questi grossi boom di prezzo nel breve periodo, normalmente insomma tende a ritracciare con abbastanza velocemente, insomma, con la stessa velocità con cui è salito. Certo. Allora, Carlo, ovviamente io ho voluto partire proprio dal caffè perché era la notizia, diciamo, una delle notizie di queste giornate e peraltro l'avevamo anticipata in una delle scorse puntate di Le Fonti Buongiorno Borsa. Però in generale parliamo delle materie prime e più che altro della crisi delle materie prime che insieme ad altri temi come l'inflazione, la variante Delta del Covid, eccetera, sta un po' preoccupando gli investitori, sta un po' minando le certezze degli investitori, perché dopo questa grande crisi pandemica, insomma, che ha penalizzato naturalmente l'economia globale, si rischia, secondo qualcuno, di entrare in una crisi magari ben peggiore rispetto a quella che è stata innescata dalla pandemia, cioè che va a colpire prima le materie prime, che poi a scala, a cascata, diciamo così, va a tradursi in, come già stiamo vedendo, prezzi più alti, difficoltà di reperimento delle materie prime, quindi di conseguenza difficoltà delle aziende, delle imprese. Non è la prima volta che parliamo anche di questo, ma insomma la situazione continua a essere quella che abbiamo descritto, Carlo. La situazione continua ad essere quella che abbiamo descritto, perché c'è una, diciamo, c'è un colpo di coda di quello che sono state tutte le politiche, anche un po' attuate nel bene o nel male, senza voler entrare nel merito, dalla precedente amministrazione Trump. Ripeto ancora, attenzione, non è detto che siano né giuste né sbagliate, solamente che è stato dato, diciamo, troppa importanza, soprattutto alle terre rare, alle materie prime utilizzate diciamo, nei computer, nella high tech, nell'alta tecnologia, quindi provenienti dalla Cina. Ecco, questo, diciamo, eccessivo peso nell'economia mondiale da parte della Cina, che ancora, diciamo, è troppo fresca per avere un peso nei mercati internazionali. Sono qui 10-15 anni che la sua economia, insomma, è diventata internazionale. Quindi non si riesce a gestire bene la situazione dell'approvvigionamento, e questo chiaramente, insieme a tutto il complesso delle materie prime, che anche con l'indice CRB, che indica appunto il prezzo generale delle materie prime, insomma, è aumentato tantissimo, e quindi sta portando inflazione
indotta proprio in questo fatto qui. Come nelle ultime settimane è stato anche avviato un nuovo programma molto molto importante da parte dell'America di fornitura appunto anche di terre rare e altri materiali, insomma, all'Europa proprio per sganciare l'Europa dalla dipendenza della Cina. E questo potrebbe impattare nella globalità. Sull'effetto inflazione. Naturalmente, poi oggi ci sarà ancora la Federal Reserve, sentiremo quali saranno le notizie che ci possono dare, insomma, sotto il profilo dell'inflazione. Però ecco, il discorso delle materie prime naturalmente ha creato e sta creando e diciamo comincia a creare in maniera piuttosto importante, insomma, dei problemi Certo. alle aziende che, come abbiamo appunto già detto ancora in precedenza, nel senso che continua questa situazione, cioè l'approvvigionamento comincia a diventare difficile, molte aziende insomma si trovano in difficoltà in questo senso. Assolutamente sì, ma può essere veramente un ostacolo secondo te alla ripresa economica post-Covid? Perché poi in Europa questa situazione è aggravata dalle cosiddette misure di salvaguardia che sono state messe dall'Unione Europea che impongono anche dei dazi al 25%, per esempio per l'acciaio, no? Quindi comunque la situazione proprio a livello europeo, per quello che come titolo l'ho voluto mettere in evidenza, rischia di essere ancora più pesante, cioè la situazione proprio europea. Ancora più pesante, sì, anche perché diciamo, ad esempio il nickel viene utilizzato per la lavorazione, per la produzione insomma, dell'acciaio. Anche qui naturalmente tutto riguarda si entra in tutti i settori, perché come abbiamo detto prima, l'high tech, però l'acciaio, il ferro, il rame nelle costruzioni, quindi abbiamo ancora in Italia, in Europa non viene molto utilizzato il legno nel settore delle costruzioni, o almeno non ancora. Però anche questo ha un grosso impatto. Certamente anche il fatto di misure di salvaguardia, di queste misure di salvaguardia non fanno altro che rendere ancora più difficile la situazione da questo punto di vista. Non è così grave, chiaramente, però naturalmente un fattore di avere delle materie prime molto molto costose, lo vediamo nella vita quotidiana, insomma, lo vediamo quando andiamo a fare benzina, insomma, andiamo a sborsare veramente tanto proprio per fare benzina. Il costo del trasporto su ruote, insomma, è molto elevato, e questo abbiamo sentito ancora, anche se poi si entra in campi politici, Sì. anche il costo dell'energia verrà aumentato. Qui ci sono delle altre dinamiche naturalmente, però ecco questo proprio per far capire come effettivamente il costo delle materie prime abbia un impatto decisamente importante sulla vita di tutti i giorni, e chiaramente le aziende insomma stanno cercando in qualche modo di sopperire a questa difficoltà. Assolutamente sì. Allora, abbiamo parlato del caffè che è diventato un po' oro, quindi andiamo a parlare proprio dell'oro. Peraltro, visto che stasera ci sarà anche la Fed, in generale comunque la posizione delle banche centrali di questo periodo, oro e argento, così magari parliamo anche dell'argento in coda all'oro, però partiamo dal gold, stanno attendendo in particolar modo la decisione sui tassi, giusto? Capire in qualche modo quello che potrà succedere proprio sul fronte dei tassi di interesse. Capire quello che potrebbe succedere sui tassi di interesse sarà la chiave di lettura per quanto riguarda appunto le posizioni diciamo da prendere sui mercati dei metalli preziosi. In particolar modo l'hai un po' anticipato tu, oro e argento, che hanno due situazioni dinamiche leggermente diverse. Ecco, partiamo dall'oro, che sempre prendendo a riferimento l'aspetto tecnico, rimane comunque all'interno di questo percorso ribassista ormai da un anno, da quando aveva raggiunto i 2067 dollari all'oncia lo scorso agosto. Rimane ancora all'interno di questo, diciamo, percorso ribassista, e soprattutto, ecco, rimane al di sotto proprio anche di pochi dollari, dunque sotto la media mobile a 200 periodi di pochi dollari, appunto 1825, siamo a 1803 in questo istante, quindi ecco una ventina, 22 dollari sotto la media mobile.
La stessa situazione, che magari tra brevissimo vediamo, sì. anche per l'argento, che anch'esso proprio in queste due ultime due sedute è sceso sotto questo importantissimo supporto. Ecco, questo diciamo dà un'indicazione che gli investitori cercano di captare una diciamo un timore proprio contrario a quello che abbiamo detto fino adesso, ovvero una mancanza di timore verso la crescita dell'inflazione, che comunque rimane su livelli ancora percentualmente molto elevati. Le scorse settimane abbiamo anche visto delle letture 4,8-5%, insomma diciamo la proiezione tendenziale dell'inflazione. Attenzione, perché questo potrebbe insomma in qualche modo dare, diciamo, dare degli input negativi. Dall'altra parte gli indici azionari, soprattutto l'S&P 500, che non ne vuole sapere di fermarsi, nuovi massimi ancora sopra i 4.400 punti, quindi poi ci sono anche state le trimestrali. Esatto, esatto. Le trimestrali che naturalmente le trimestrali dei social soprattutto non vedo il motivo per cui avrebbero dovuto essere negative proprio in quest'ultimo anno, dove tutti ci siamo catapultati, tutto l'intero globo terrestre si è catapultato sui social. Era difficile insomma pensare ad una tendenza ad un calo, certo. E peraltro, scusami Carlo, non ti interrompo, ma è solo un'aggiunta, ricordiamo sempre, anche in vista delle decisioni delle banche centrali sui metalli preziosi, pesa anche la forza del biglietto verde, quindi del dollaro. Bisognerà capire ovviamente cosa succederà sul fronte valutario. Sì, anche diciamo che ecco, naturalmente come noi facciamo, parliamo di un singolo settore, però naturalmente tutti i mercati sono correlati tra certo, di loro, quindi certo. Naturalmente bisognerà vedere come soppeseranno insomma soprattutto le grandi banche d'affari, i grandi fondi di investimento, diciamo che sono quelli le mani forti del mercato, quindi una decisione oppure un sentore da parte di questi di queste potenze economiche, naturalmente potranno muovere nel bene o nel male appunto i mercati finanziari, e quindi naturalmente vedere l'importanza a cui daranno il peso, cui daranno il dollaro, e da contraltare appunto un aumento del biglietto verde, del dollaro americano, farà da contraltare, ovvero diminuirà la pressione rialzista sull'oro, che al momento, ripeto, attenzione, perché 1800 dollari rimane comunque il livello chiave, eventualmente diciamo una tendenza positiva. Al momento la vedo molto lontana, nel senso sopra i 1900 dollari, quindi chiaramente ecco, potrebbe risalire, però una vera e reale tendenza rialzista, un nuovo trend rialzista solamente al di sopra dei 1900 dollari. Ok, d'accordo. Allora, petrolio adesso, Carlo, che è già scritto in sovraimpressione, ovviamente dopo le tante argomentazioni che abbiamo fatto intorno al petrolio, dopo le decisioni dell'OPEC Plus, eccetera, eccetera. Allora, leggevo, partiamo da qui, poi ovviamente lascio a te l'analisi più dettagliata. Gli esperti di Goldman Sachs hanno ritoccato al rialzo le stime per il petrolio. Diciamo che parlano di una contrazione della domanda per un paio di mesi, ma l'impatto atteso è minimo, quindi ovviamente si pensa appunto ad un rialzo. Sei d'accordo con questa stima? Perché per ora permangono ancora delle incertezze sul lato della domanda. Chiaramente ci sono ancora delle incertezze che i mercati stanno respirando sul fronte della diffusione della variante Delta, quindi appunto mettiamoci un bel punto di domanda, e giro a te la considerazione. Sì, lo avevo anticipato sul mio canale Telegram TME Metalli Preziosi, proprio le tre banche d'affari principali, Goldman Sachs, Morgan e Barclays, hanno ritoccato al ribasso le quotazioni del petrolio, nel senso che ecco, dopo la decisione dell'OPEC c'è stato un po' un subbuglio in questo settore qui. Certamente ecco, tutto, diciamo che la tendenza è ancora quella di ritenere che ci sia una ripresa della domanda, insomma, sì. dopo,
dopo quello che è successo tutto lo scorso anno, insomma, e quello che è successo in questi primi mesi. Però purtroppo l'hai anticipato, il fattore della variante Delta e altre varianti che purtroppo ci sono potrebbero indurre nuove restrizioni per quanto riguarda le movimentazioni. Già Spagna e Portogallo sono sotto il mirino, sono sotto il mirino delle, diciamo, delle limitazioni dei viaggi aerei, se non sbaglio, da parte dell'America, e questo naturalmente potrebbe impattare sul consumo del petrolio. L'abbiamo ricordato mille volte che l'area dei 75 dollari era un'area molto importante per quanto riguarda, dal punto di vista tecnico, una zona di resistenza estremamente importante. Quindi resistenza tecnica, resistenza appunto fondamentale che abbiamo appunto ricordato, ancora una volta ci porta a dire, lo avevamo detto, nel senso che era una zona, e questa, diciamo, questa, questo, questo, quest'area di prezzo qui del petrolio, comunque, è una zona che al momento bisognerà valutare, insomma, soprattutto dal punto di vista fondamentale, vedere, insomma, se ci saranno un aumento dei consumi o meno. Certo. Diciamo, No, ma ecco, infatti Goldman molto. Sachs, per esempio, parla di questa debolezza che ancora, chiaramente, come dicevi tu, ci sarà proprio per le incertezze legate anche a lockdown sparsi qua e là. Però poi per fine anno addirittura si parlava di un rialzo a 80 dollari al barile, insomma, quindi diciamo che dovrebbe essere contenuta ancora questo abbassamento dei prezzi, però insomma forse è ancora presto per dirlo giustamente. Sì, chiaramente c'è questa diminuzione, insomma, di prezzo. Attenzione, perché chiaramente la tendenza, se abbiamo detto prima l'oro è da un anno che rimane all'interno di una tendenza ribassista, al contrario, il petrolio, l'oro nero, è all'interno di una tendenza rialzista di lungo periodo. Quindi ecco, ci sono delle dinamiche che ancora, naturalmente, con delle fluttuazioni che abbiamo visto e che stiamo vedendo in questo momento, dove il petrolio appunto era sceso intorno ai 66, non siamo ancora in un'inversione di tendenza, quindi è ancora possibile e piuttosto, diciamo, probabile che continui questa tendenza rialzista. Quindi direi sopra l'area dei 75 dollari, 80, diciamo, chiaramente il tetto dei 100 dollari è un po' lontano, però naturalmente, diciamo, potrebbe continuare questa ripresa Certo, diciamo, dei. certo. Carlo, concluderei con il rame perché anche il rame sta dando ancora ottime opportunità, almeno da quello che vedo. Secondo qualcuno, oggi mi piace associare tutte le materie prime, tutte le commodities, sta diventando il nuovo petrolio, ma sicuramente bisognerà mettere in conto che potrebbe diventare davvero molto importante per il futuro. Beh, questo sulle fonti naturalmente è il punto principale delle commodity, quindi insomma il Sì. mercoledì ci ricordiamo dalle 9:30 alle 10 parliamo di commodity, quindi è il focus centrale. Oro rosso, abbiamo parlato dei 3 ori, naturalmente, anzi dei 4 insieme con il caffè, e parliamo anche del rame che appunto naturalmente è non soltanto il nuovo petrolio, ma anche potrebbe ancora essere, ricoprire naturalmente diciamo un bene, non un bene rifugio, ma un bene diciamo molto prezioso. L'area dei 400 dollari è stata, diciamo, una zona molto importante. La Cina continua a controllare o vorrebbe continuare a controllare questo mercato qui, però naturalmente, ecco, certamente, ecco, come abbiamo sottolineato più volte, insomma, le dinamiche del rame sono tendenzialmente rialziste nel lungo periodo, nel senso che naturalmente le politiche verdi che sono gli obiettivi, insomma, anche dati non proprio precisamente dall'ultimo G20, però per quanto riguarda, diciamo, la progressione dell'economia, della green economy in tutti i governi, naturalmente la diminuzione dell'utilizzo dei combustibili fossili e l'elettrificazione del parco veicoli, naturalmente Eh farà sì, sì eh che sì. la domanda di rame, naturalmente, sarà sempre molto forte. Dall'altra parte abbiamo un ritardo congenito diciamo, nella scoperta, diciamo, delle nuove miniere di rame. Quindi c'è un ritardo anche in questa situazione qui. E questo,
naturalmente fa sì che ci sia un'offerta un po' debole di rame a fronte di una domanda molto forte. Quindi attenzione al rame perché io lo terrei sempre Eh sotto sì, stretta beh, osservazione. andiamo verso un futuro rinnovabile, appunto se ne sta discutendo ai vari G20, alle riunioni dei grandi di tutto il mondo, è un metallo dove passa tutta l'elettricità, lo hai detto anche tu, quindi comunque chiaramente bisognerà considerarlo come metallo in pole position sicuramente. Senti, chiudo con una battuta mentre ti saluto. Siccome leggo che sul fronte del lusso c'è stato questo più 52% della domanda di gioielli in oro nel primo trimestre 2021, dopo che nel 2020 c'era stato questo calo incredibile, anche legato appunto alla chiusura di tutto, alla pandemia, avevamo un meno 35%, ma visto che oggi abbiamo parlato del caffè che secondo me supera ancora di più l'oro, io dico perché farsi regalare un gioiello? Facciamoci portare un buon caffè e siamo a posto, no? Non sei d'accordo? Così non so. Sono molto Anche d'accordo se su tu sei un questo. po' un romanticone, quindi non lo so quanto tu possa essere d'accordo con me. Sì, no, è vero, effettivamente. Comunque, il pacchetto di caffè ce l'ho ce l'ho in casa, insomma, tra le scorte, e questo, insomma, comunque, in qualche modo riesco a cadere sempre in piedi, avere sia caffè e oro in Tu entrambi i sei a casi. posto, quindi se vuoi conquistare qualcuna tra caffè e oro, sei a posto proprio senza Perfetto, problemi. guarda, un buon caffè e un gioiello d'oro sono a posto. Va bene, va bene, va bene. Si scherza anche un po' sulle fonti Ci TV, mancherebbe altro, come è anzi, fa giusto sempre che bene sia. Esatto, e un sorriso è anche, diciamo, un modo per conquistare, insomma, la simpatia. per quanto mi riguarda, io preferisco un buon caffè. Infatti, pensa che i miei colleghi della regia me ne portano sempre uno, almeno così mi tengono buona e lo sanno, così sono conquistata. Va bene, a parte gli scherzi, davvero, grazie. Abbiamo fatto una bella panoramica con te oggi, Carlo, sulle materie prime. E peraltro, questo video lo troverete on demand sui nostri canali, quindi insomma potrete poi rivedere tutto ciò che è stato detto. Grazie a Carlo Vallotto e a presto. Grazie a voi, buona giornata e al prossimo appuntamento. Grazie, grazie Carlo.